Più studi in fretta, più ricordi, che significa che quando vuoi studiare velocemente tante pagine, te le vuoi ricordare bene i tempi stretti, probabilmente l'interrogazione, il compito, l'esame che si avvicina, c'è una sola cosa da fare, che è eliminare passaggi. E te lo dice uno che di passaggi a scuola, all'università, per studiare ne faceva tantissimi. Per prima cosa mi leggevo l'indice, poi leggevo l'introduzione del libro con grande attenzione, poi magari andavo a vedere le conclusioni, poi iniziavo a leggere paragrafo per paragrafo, capitolo per capitolo, leggi, rileggi, poi iniziavo a sottolineare, c'era una prima passata di sottolineatura, magari con gli evidenziatori colorati, c'era una seconda passata con le penne o con le matite, e a quel punto finalmente ero pronto per fare i riassunti e riassumevo tutto su un foglio, però poi il riassunto ovviamente era gigantesco, allora iniziavo a fare gli schemi dai riassunti, perché lo schema mi doveva permettere di sintetizzare, di tenere dentro il foglio appunto lo schema, solamente magari le parole chiave. A quel punto si trattava di passare dallo schema pieno di parole chiave, che già non mi permettevano di ricordare un cavolo, alla mappa concettuale, alla mappa mentale, che mi avrebbero permesso di memorizzare il 50-60%, si dice, di quello che avevo trovato nel libro. Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando. Insomma, il risultato è che avevo passato un intero pomeriggio sprecato a fare tutti questi passaggi, alla fine ricordavo pochissimo. Perché? Perché la mappa, lo schema finale che avevo fatto, tenevano dentro solo degli elementi di dettaglio, le parole chiave, che ormai per me non significavano più niente, perché mi ero staccato troppo dal libro. Anche se non ce ne siamo ancora accorti, abbiamo già trovato la soluzione per studiare velocemente tante pagine. Continuiamo a vedere come fare con queste indicazioni. Prima cosa in assoluto: non pianificare mai, pianifica solo al limite la mattina quando ti svegli. Una cosa che dico sempre: non ti mettere obiettivi di lungo periodo, non ti dividere l'esame o gli argomenti da studiare spalmandoti sulle giornate all'interno di uno schemetto in cui ti dice esattamente quali giorni devi studiare, in quali orari, quante pagine, quali argomenti, perché questo ti dà solo ansia e poi comunque lo schema non lo rispetti mai. Seconda cosa importantissima, sempre in quest'ottica di libertà di studiare un po' quando vuoi, come vuoi, di impegnarti giornalmente, è evita i cicli di studio. In sella alla bersagliera! Non è possibile che tutti siamo fatti per studiare 40 minuti, poi 10 minuti di ripasso, poi 10 minuti di pausa e così via. Non tutti siamo fatti a ore, siamo così schematici. Alcuni studenti hanno bisogno di studiare per 30 minuti, poi oltre quei 30 minuti non ce la fanno, si devono fermare, fare una bella pausa e poi ricominciare super concentrati, e in questo modo apprendono benissimo. Altri studenti riescono a studiare per un'ora e mezza, due di fila, perché in 40 minuti non raggiungono neanche il livello di concentrazione profonda di cui hanno bisogno per capire e memorizzare bene le cose. Quindi lascia perdere i cicli di studio fissi, non servono a niente, o meglio servono a alcune persone che però se li adattano un po'. Se vuoi fare dei cicli, ti suggerisco di fare apprendimento diluito, non apprendimento massivo, e studia quando ti va. Quanto riesci a studiare, inizia a studiare. Quando sei stanca o sei stanco, ti fermi, ti fai una bella pausa, scegli tu di quanto deve essere la pausa e poi ricominci. Altra indicazione di libertà: lascia perdere la lettura preventiva del libro, leggi l'indice, leggi le conclusioni, leggi tutto il paragrafo, poi rileggilo. Lascia perdere la memorizzazione dell'indice, per cortesia, che non serve a un cavolo. Ovviamente l'indice non ti dice niente, se proprio sei in debito di tempo, ti devi sbrigare, devi studiare direttamente il paragrafo, il capitolo, il suo contenuto, l'indice ti può servire mano a mano che leggi i titoli di paragrafo o di capitolo per capire di cosa parlerai dopo, ma non è che lo devi memorizzare. Tu hai un'esigenza che è di memorizzare alcune cose prima, capire ne altre dopo, insomma rispetta il tuo cervello e il tuo cervello ti risponderà ricordando, capendo, ricordando bene le cose che stai studiando. E poi sappiamo entrambi che alla fine di una lettura veloce di biochimica non hai capito niente, quindi leggi lentamente e studia direttamente mentre leggi. E a quel punto che cosa facciamo? Evitiamo come la peste le sottolineature, o meglio le sottolineature indifferenziate, che anche quelle ti fanno perdere di vista quello che veramente ti serve. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. E in più, secondo le ricerche, se sottolinei coi colori c'è una grossa confusione nel cervello. Le ricerche hanno scoperto che l'utilizzo di vari colori distrae, e quindi ti perdi nel vedere i colori, però non riesci, come se non vedessi oltre, non riesci a vedere quello che c'è nel libro. Quindi evitiamo i colori, usiamo una matita oppure una penna e cerchiamo di sottolineare il meno possibile esclusivamente le cose importanti. E a questo punto apriamo il discorso parole chiave. Non scegliamo le parole chiave. Le parole
parole chiave sono asettiche. Se non capisci prima, non scegli bene la parola chiave. Quindi se tu parti col presupposto che devi scegliere, trovare le parole chiave dentro il libro, ti ritrovi a sottolineare alcune cose, per esempio quelle che sono già in grassetto, però poi guarda caso le guardi e non ti ricordi che cosa significavano. Quindi prima devi capire profondamente quello che stai studiando e poi sceglierai una piccola frase, una piccola parola che ti identifica quella cosa da ricordare. Alcuni, per esempio, non usano neanche più le parole chiave, non usano sottolineare parole, preferiscono fare una lineetta verticale nella parte bianca del libro dove c'è una zona di cose da ricordare, qualcosa da ricordare, proprio perché così il cervello si abitua a cercare in quella parte del libro, in quelle righe, che c'è qualcosa da ricordare, ma non si affida alla sottolineatura della parolina chiave, delle paroline chiave, che a quel punto diventerebbero inutili. In pratica è come se tu dovessi costruirtela questa conoscenza del libro che stai leggendo, quindi lo stai leggendo la prima volta, al massimo la seconda volta, mentre leggi ti ritrovi nell'area dove hai messo magari una lineetta verticale, se ti piace mettere questa lineetta verticale ti ritrovi con qualcosa da dire, che sai che c'è qualcosa di importante dentro e cerchi di tenerla a te, mi raccomando, utilizzando le parole tue, cioè non usare le parole del libro, a meno che non siano termini tecnici, dati, informazioni, date, numeri, formule chimiche, ok, va bene tutto, ma non usare le parole del libro e soprattutto la struttura grammaticale del libro. È come dire che cerchi di dire le frasi del libro però usando dei sinonimi. No, la frase deve essere completamente diversa, la devi creare tu dentro di te. Nel momento in cui la crei dentro di te, vedrai che sarai in grado di spiegarla e quando vedrai quella lineetta al lato, dirai ok, in questa lineetta al lato c'è questa cosa importante da dire e a questo punto ti verrà la tentazione di mettere su carta le cose che stai spiegando, un riassunto, uno schema. E sì, perché questo è il cancro degli studenti universitari, i riassunti, gli appunti, gli schemi. Va bene prendere gli appunti a lezione, ma se fai tutti questi passaggi, come puoi pensare di studiare velocemente tante pagine, soprattutto se l'esame è vicino? Mo ve lo dico per l'ultima volta. Piantatela! È impossibile fare gli appunti, rileggere gli appunti, poi fare i riassunti, poi fare lo schema, poi fare la mappa. Come dicevamo prima, è un procedimento titanico che richiede 2 ore a pagina. Guarda, togliendo solo uno di questi procedimenti, solo gli schemi, o togliendo solo i riassunti, togliendo solo le mappe, riesci a dimezzare i tempi di studio. Figurati che cosa succede se togli tutti questi procedimenti e ti affidi solo all'elaborazione, alla selezione delle cose importanti dentro al libro. E adesso un'ultima indicazione, forse la più importante di tutti in questo procedimento: procedi appunto coi tuoi tempi, cioè lascia perdere i colleghi che ti dicono ho dato 2 esami in una settimana, sono riuscito a preparare diritto privato in 10 giorni. Dove passo io non cresce più l'erba. L'idea che qualcun altro, quindi il confronto con qualcun altro che riesce a fare queste cose strabilianti, che poi andiamo a vedere e ci stava studiando sopra da 6 mesi, o dice di aver fatto dei procedimenti meravigliosi che l'hanno portato a studiare in pochissimo tempo, il confronto con queste persone ci fa sentire delle nullità. Diciamo, ma come tutti gli altri riescono, tutti gli altri, e poi è uno che ti ha detto questa fandonia, tutti gli altri riescono a preparare diritto privato in 10 giorni, io ci ho messo 2 mesi, come mai non sarò portato, non sarò portata per studiare il diritto? Quindi ti viene un'enorme demotivazione che è capace di inficiare qualunque cosa tu stia facendo in questo momento. Se vogliamo mantenere alta la motivazione, la voglia di studiare, dobbiamo costruirla sentendo che siamo efficaci in quello che stiamo facendo, quindi per esempio che siamo bravi a studiare quell'argomento e che ce lo stiamo godendo, stiamo costruendo le nostre competenze del futuro, ci piace, e quindi stare a sentire quello che ci dice che prepara 2 esami a settimana, fare i confronti, certo ci fa sentire delle cacche, quindi evitiamolo, evitiamo i confronti, andiamo al nostro ritmo. Soprattutto se sei in blocco, se sei stato in blocco, se stai riprendendo a studiare in questo momento, se studi e lavori contemporaneamente, insomma procedi a piccoli pezzi, non solo un esame alla volta, non ti prefiggere di mettere 3 esami, 4 esami entro marzo, per intenderci, un esame alla volta, un paragrafo alla volta, un capitolo alla volta, un argomento ogni giorno, e quell'argomento ti darà la spinta, la voglia, la motivazione per dire ok, questo l'ho studiato, lo so e adesso continuo a costruire la conoscenza, e se continuo così tutti i giorni, entro la fine di questo periodo riuscirò a sostenere l'esame come devo, e vedrai che non solo studierai molto più velocemente, ma avrai anche molta più voglia di farlo.
Come dico sempre, siamo qui non solo in questi video per capire come studiare velocemente, soprattutto quando si ha poco tempo, ma anche per darci questa voglia di fare, questo desiderio di costruire il nostro futuro e per vivercela bene, perché l'apprendimento, lo studio universitario, per esempio, deve essere un momento di gioia in cui ci stiamo costruendo e ne siamo felici, perché in prospettiva vediamo che riusciremo ad avere dei grandi successi. E quindi continua a scrivere sul gruppo e a dirmi quali procedimenti usi in questo caso per studiare velocemente, li esamineremo insieme e vedremo di eliminare tutti quelli disfunzionali. Al prossimo video.